Iniziamo il nostro viaggio unendo due cose comunicanti, quello della geopolitica e quello del business. Per poterlo fare, però, abbiamo bisogno di una piccola premessa per ricordarci di una cosa. Il cittadino dell'Unione che risiede in un altro paese dell'Unione ha diritto di votare sia alle amministrative che alle europee. Nelle europee può scegliere se votare i candidati del proprio paese, esempio io italiano. Se in Germania scelgo gli italiani, di votare un candidato di un partito italiano in Italia o nelle legislazioni all'estero, oppure se votare un candidato del paese dove sei ospite, sei residente. Io scelgo di votare un candidato tedesco ed eleggo un europarlamentare tedesco. Partendo da questo, capiamo l'effetto dirompente di una cosa che Anne Hidalgo, la candidata del Partito Socialista francese a essere sindaco di Parigi, ha fatto. Lei ha fatto uno spot multilingue, primo per motivare gli stranieri, in questo caso ovviamente comunitari, a andare a votare e poi ovviamente votare per lei. Siamo circa 2 o 3 miliardi di anni luce, culturalmente parlando, più avanti di quanto avviene in giro per l'Europa. Si prenda Schulz, per esempio, candidato della SPD, uomo di sinistra, uomo europeista, uomo candidato a essere non solo parlamentare tedesco, ma a diventare presidente dell'Unione. Bene, nel suo materiale propagandistico politico non troverete nulla, una foto, un filmato, una parola per gli stranieri. I migliori stranieri residenti comunitari in Germania che potrebbero essere suo portafoglio elettorale non hanno alcun interesse per lui come per gli altri candidati. Ma come possiamo linkare quello che ha fatto il Dago con il secondo vaso comunicante del business, in particolare col business italiano? Bene, noi in Italia, il mondo industriale italiano, noi stiamo facendo un errore perché non ci accorgiamo di una cosa. Di che cosa non ci accorgiamo? L'esistenza di milioni di persone, di stranieri italiani, comunitari o meno, con un reddito interessante. E non li approcciamo con il social talk linguistico, culturale, sociale, idoneo a fidelizzarli al nostro brand e al nostro Made in Italy. Fidelizzarli perché? Per la cosa che noi non riusciamo a capire. Cioè, queste persone sono degli ambasciatori. Sono ambasciatori di italianità. Lo sono oggi, nel momento in cui fidelizzati su brand italiani interagiscono poi in giro per il mondo, dai colleghi, al loro network sociale, alle famiglie. Lo saranno domani quando andranno in altri paesi, torneranno nei loro, andranno in altri paesi a vivere e parleranno e porteranno di noi. Noi perdiamo questa occasione. Sarebbe bene che la nostra imprenditoria riflettesse sulle potenzialità enormi del messaggio, dell'esempio di Indago. Ovviamente stiamo parlando di altri mercati, il suo elettorale, il nostro mercato di prodotti, di servizi, di beni. È una dimensione quindi fondamentalmente culturale. Questo ci fa restare ancora in Francia, resteremo molto in Francia durante questo viaggio, per parlare della storia del libro. Per parlare della storia del libro, parlando del paese ospite che è l'Argentina, una cosa che sta accadendo in Argentina. La conseguenza di una legge governativa ha attuato una censura di fatto, anche se non voluta dal governo. Ovvero, il governo argentino ha posto dei dazi molto alti sui libri stranieri, con questa motivazione: favorire la locale azienda della stampa. Quindi tu, editore straniero, se vuoi vendere il tuo testo in inglese o in italiano, quello che sia, in Argentina, lo puoi fare, ma solo se lo fai stampare in Argentina. Oltrementre, i dazi di import di questo testo sono enormi e vai fuori mercato. Questo fa sì che sia attuata una censura di fatto, anche se non voluta, perché questi libri diventano beni di lusso. E in questo momento in Argentina si lavora molto più sullo stock perché è impossibile importarli. Questo dovrebbe far pensare molto in un mondo di ebook. Allora, questo cosa ci racconta? Ci racconta di come noi troppo spesso ci dimentichiamo di come la cultura possa essere non solo un veicolatore della people power di un paese, ma anche una realtà che genera ricchezza, business. E in questo Renzi ha perfettamente ragione. E visto che questa accezione alla cultura diventa anche in borderline lifestyle, ci spostiamo sul quarto vaso comunicante del nostro viaggio parlando di lifestyle. Parlandone come? Goldrake, Ufrobo, Ufrobo, na 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 na. Ce lo ricordiamo tutti, sì, è unico, magico, irripetibile, irraggiungibile. Questo mecca creato da Goinai nel 74 aprì la porta a quello che poi è il mondo dei manga. Chiamiamolo urban culture perché
L'alta cultura lo definisce come piccola cultura, quasi spazzatura. Invece Ubercarton parla del mondo reale, come parlano i graffiti, come parlano i social network, come parla tanta altra cosa. Allora, in Francia ne celebrano i 40 anni con DVD, monografie, ristampe di fumetti e quant'altro con un leitmotiv. Goldrake, 40 anni fa, fu il cavallo di Troia dell'happy power giapponese, un mondo allora sconosciuto, in Francia e non solo in Francia. Questo ci deve fare riflettere. Noi che abbiamo per esempio Tex Willer, allora, se Sergio Leone insegnò a fare i western agli americani, Bonelli con Tex Willer ha insegnato ai fumettisti americani a fare fumetti su western. Abbiamo un noir d'eccellenza come Diabolik, abbiamo un capolavoro come Corto Maltese e la lista è senza fine. Allora, domanda da 1 miliardo di dollari, anche una cosina di più. Com'è possibile che i giapponesi 40 anni fa riescano a trasformare Goldrake, un pupazzo di 20 metri d'acciaio, in un strumento di happy power e noi non ci riusciamo con, per esempio, Corto Maltese? Anche se sfortunatamente purtroppo Hugo Pratt è deceduto, i talenti non mancano. Una piccola nota in merito. Disney Italia è fondamentale per Disney World, non solo perché è il più grande centro di produzione mondiale di fumettistica, di storie che poi vengono tradotte, ma anche perché produce personaggi. L'esempio più eclatante è per esempio Pernica, che è stato concepito in Italia e si vende nel mondo, in Germania per esempio si chiama Fantomas. L'hip hop nordcoreano e giapponese, Bollywood e Hollywood, cinema, Oscar, non abbiamo vinto l'Oscar il mese scorso? Sì, bottiglie di champagne, altisonanti di alta cultura che contributi, intendo dire. Vibrante presa di posizione ufficiale del ministro del momento. Poi, cosa si è fatto? Quale follow-up reale concreto si è avuto? Zero. Perché zero? Ma zero perché l'unica cosa reale che è stata fatta, che da qui è nata, è l'intelligente intuizione di alcuni imprenditori del turismo locale che hanno organizzato dei tour sulle location del film. Abbiamo buttato nella spazzatura un momento di happy power incredibile. Quando abbiamo vinto l'Oscar, siamo stati celebrati talmente tanto con eventi nell'evento, celebrazioni e celebrazioni, che per esempio Vogue USA, la Bibbia del fashion, nell'annuale lista dei 10 migliori abiti su Red Carpet, 5 erano italiani. In questo momento, France 24 International, che è la BBC francese, in una trasmissione di altissimo livello e impatto come C'est à vous, parla del modello italiano politico ed economico. Per la prima volta, per farla breve, da 20 anni si parla di questo paese come di un paese dove esiste un bicchiere mezzo pieno e non di un paese dove è disperatamente un bicchiere mezzo vuoto tendente a nulla. Bene, noi stiamo nuovamente perdendo occasioni. Possibile che da questo Oscar si riesce solo a pensare concretamente di fare qualche viaggio in qualche location per poi di fianco andare nella trattoria o nel negozio dell'amico a vendere un po' di non so che cosa? Mentre i giapponesi 40 anni fa utilizzavano Goldrake per creare Happy Power Giappone. Dovremmo pensare e fare un po' di autocritica nelle occasioni che stiamo perdendo. E visto che Goldrick e tecnologia, entriamo nei Technotrends, l'ultimo dei nostri vasi comunicanti. La Bose ha fatto 3 nuovi prodotti, che sono la conseguenza di un percorso di ricerca che la Bose iniziò nel 2007, cedendo tecnologia all'automotive. Nel 2007 l'automotive era interessato alla tecnologia di punta Bose nella gestione di periferiche rispetto a un impianto stereo. Questa tecnologia venne traslata da Bose nell'automotive per pensare la gestione indipendente di sovrazioni elettromagnetiche in un veicolo, camion piuttosto che automobile. A sua volta oggi Bose ritrasla questa tecnologia per questi prodotti, ma non è questo il punto interessante. Questa è solo una motivazione per parlare di Amar Bose, morto l'anno scorso, il fondatore. Era un amante di elettronica, aveva un negozietto a Philadelphia, divenne professore all'MIT. Una cosa impensabile in Italia col baronato dell'alta cultura colta e raffinata e col baronato dell'università che deve piazzare figli, amici, amanti, cugini, giocatori di golf e quant'altro. Ma non solo in Italia. E uno dei 3 più grandi professori di robotica del mondo è un tedesco, Thun, il quale lavora a Berkeley per l'automotive tedesco, oltre che per la Google e tanti altri, e dice tranquillamente: io sono venuto qui a Berkeley perché
In Germania Brunato mi blindava. Allora, l'Italia è il paese con i cluster industriali numero due al mondo per qualità dopo quelli di Taiwan. Possibile che noi non riusciamo a superare il gap degli interessi più che delle culture per lasciare queste forze, per far sì che in Italia dei garage possano fare cose magnifiche che poi si sviluppano in giro per il mondo? Nota bene, pensando a quello che avvenne con i Meiji in Giappone, i notabilati che bloccano queste cose potrebbero comunque poi beneficiarne, perché poi figli, nipoti, amanti, parenti, cugini, amici di golf e quant'altro troverebbero lavori sicuramente ad alto reddito per le loro competenze e professionalità. La domanda è: perché non abbiamo coraggio di lasciare libertà nei nostri cluster a questi garage? E poi andare in giro per il mondo. Cosa ci manca? Meglio, di cosa abbiamo paura?